Buonasera e benvenuti alla presentazione del programma e delle modalità di partecipazione alla prossima edizione di Codi Trip che si svolgerà il 7 e l'8 di aprile a Gubbio e Urbino per celebrare i 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro. Lo scopo di questo webinar, di questo seminario online, è quello di presentare appunto il programma, le modalità di partecipazione e per descrivere sommariamente a chi già non lo conoscesse, Codi Trip come tipologia di esperienza e di iniziativa. Metto le slide in maggiore evidenza per dirvi che cos'è Codi Trip, innanzitutto. Allora, Codi Trip ha il format di una gita scolastica di 2 giorni. Ma in realtà si tratta di un'esperienza formativa, di un'esperienza culturale intensa che viene offerta online. Il format è quello di una gita scolastica perché questo ci consente di organizzare delle attività che si protraggono nell'arco della giornata anche oltre l'orario scolastico e addirittura coprono un giorno e mezzo e quindi, diciamo, assomigliano ad una gita scolastica di 2 giorni, non con l'intento di rimpiazzare le gite scolastiche, perché auspicabilmente le gite scolastiche potranno essere svolte in presenza, ma con l'intento di suscitare un analogo coinvolgimento ed un'analoga partecipazione che sono funzionali all'attenzione, all'apprendimento e alla condivisione di questa esperienza formativa, che ha la particolarità proprio per le modalità con cui viene offerta e vissuta dalle scuole di creare un rapporto, oserei dire unico, ma comunque molto particolare e intenso tra insegnanti, alunni e famiglie che possono tutti partecipare, ciascuno per le proprie, diciamo, i propri interessi e i propri ruoli alla gita. Se non altro perché il Codi Trip si rivolge specificatamente ad alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, dove il rapporto con le famiglie è chiaramente più intenso, soprattutto per la fruizione di quelle attività che si svolgono in orario extrascolastico. Adesso vedremo il dettaglio del programma e quindi questo renderà ancora più chiaro come sia possibile e anzi opportuno il coinvolgimento delle famiglie in alcune fasi della gita. Codi Trip è arrivata, non so dirvi se alla nona edizione forse, comunque è iniziata a maggio del 2020 e da allora si è, diciamo, evoluta sia negli strumenti che utilizziamo, che tra un attimo vi illustrerò, sia nel format, tenendo però fede diciamo, a quello che è stato da subito l'intento e anche la prima implementazione, perché la prima edizione che si era svolta proprio a Urbino, dove con questa edizione stiamo tornando, era già concepita come una gita di 2 giorni, ma era stata un pochino più improvvisata di quanto non lo siano state tutte le successive edizioni. Adesso Digites RL, che è uno spin-off dell'Università di Urbino, che ha proposto questa iniziativa, non è più sola nel portarla avanti, in realtà è sempre stata accompagnata dall'Università di Urbino, ma oltre a Digit e all'Università di Urbino, adesso ci sono tanti altri soggetti coinvolti. Sono sistematicamente coinvolti Giunti Scuola, Campus Tour e i patrocini di Save the Children, Fondazione Mondo Digitale, Grey Panthers e Telefono Azzurro. I patrocini vanno sempre citati non soltanto perché è doveroso, ma perché è un piacere, in quanto servono a diciamo, esprimere il significato e le diverse sfaccettature che l'iniziativa ha. Perché il patrocinio dell'università, chiaramente, e la partecipazione dell'università ne testimoniano il valore culturale, mentre il patrocinio di Save the Children e di Telefono Azzurro, in particolare l'attenzione al contrasto alla povertà educativa e
all'educazione civica digitale. Fondazione Mondo Digitale ne riconosce il valore in termini di alfabetizzazione digitale, di cittadinanza digitale, e Grey Panthers il valore in termini di dialogo intergenerazionale proprio per il coinvolgimento simultaneo di insegnanti, alunni e famiglie. Questa edizione, come ogni edizione ovviamente, ha bisogno di partner locali che riempano Coditrip di contenuti, e in questo caso i partner principali sono la città di Gubbio e la città di Urbino, e con loro la Galleria Nazionale delle Marche, l'Accademia Raffaello, e oltre a questi ci sono ovviamente tanti altri soggetti pubblici e privati che partecipano, e sono tutti quelli che vedrete poi nel programma, perché ogni edizione di Coditrip ha un programma che è composto grazie al contributo di tutti i soggetti che hanno responsabilità e competenze specifiche per rendere particolarmente significativa ogni tappa. La caratteristica di questo genere di esperienze è proprio quello di poter attingere alle competenze, alle conoscenze, alla passione di chi meglio conosce i luoghi e gli eventi di cui ogni edizione di Coditrip parla. Quindi il 7 e l'8 aprile, come dicevamo, saremo a Gubbio e Urbino, e questo ci consentirà di fare un viaggio nel Rinascimento italiano sulle orme di una figura importantissima del Rinascimento italiano, che è quello di Federico da Montefeltro. E le due città, Gubbio e Urbino, sono le due principali città di Federico. Gubbio la città dove è nato, e Urbino la città che era il capoluogo, diciamo, del suo ducato. E visiteremo le città e faremo anche un viaggio attraverso non soltanto la storia, ma anche l'arte, la scienza, la tecnica, i tempi di Federico e del Rinascimento. E questo ci consentirà di spaziare attraverso le discipline e anche di soddisfare la curiosità e di comprendere quanto complesse e poliedriche fossero le figure dei grandi condottieri e mecenati quali Federico era, e anche di tutte le persone di scienza, di cultura, delle quali amavano contornarsi, Federico in particolare. Incontreremo esperti, esploreremo luoghi, esamineremo documenti inediti e non pubblici, o meglio non pubblici, consultabili, perché custoditi proprio a questo scopo, ma senz'altro non noti ai più. E vedremo che Federico era anche, diciamo, aveva anche dovuto ricorrere, da uomo anche politico e stratega qual era, a documenti cifrati e messaggi cifrati, e alcuni di questi proveremo ad esaminarli, perché anche questo ci consentirà di parlare di crittografia e di fare attività di coding. Come in ogni edizione di Coditrip, infatti, giocheremo anche, faremo attività di coding, leggeremo, mangeremo insieme, idealmente, adesso lo vediamo più in dettaglio guardando il programma. Allora, il programma si articola su due giornate, la prima è una giornata piena, la seconda è una mezza giornata, e il nostro viaggio inizia a Gubbio e si conclude a Urbino. Quindi il viaggio, adesso esamino passo passo le tappe di questo viaggio, e il viaggio stesso per arrivare a Gubbio e poi spostarci a Urbino è, volendo, una occasione per svolgere attività formative. In particolare, molti insegnanti prendono l'idea del viaggio, anche se in questo caso la mobilità non c'è, come un'occasione per svolgere per proporre dei compiti autentici di realtà, ma lo propongono anche come un momento per stare insieme, come si starebbe insieme in corriera, in aereo, in treno, qualora la mobilità ci fosse, per iniziare a riflettere su che cosa già si sa di Gubbio, di Urbino e di Federico da Montefeltro. Qui vedo tra l'altro che ci sono mie sviste dovute al copia e incolla con cui chiaramente ho preparato queste slide, e evidentemente non arriveremo alla stazione di Pisa. Allora, ma arriveremo insieme.
Quindi sarà questo ovviamente il nostro punto di incontro. Benissimo, allora detto questo, invece in che cosa consistono le varie tappe? Allora, il primo è l'arrivo a Gubbio e l'arrivo a Gubbio ci consentirà di fare una prima passeggiata per la città e in particolare di esplorare la Gubbio medievale, che è estremamente suggestiva, e cercheremo anche di guadagnare la patente dei pazzi. Abbiamo scoperto che a Gubbio si può fare e cercheremo di guadagnarla insieme. Poi ci sposteremo, arrivando al Palazzo dei Consoli, e visiteremo il Palazzo dei Consoli che custodisce le tavole eugubine o eugubine o iguvine, a seconda del fatto che si pronuncino alla italiana o alla latina, ma queste tavole saranno una prima occasione per parlare di codici, anche se queste non sono scritte in codice, ma sono scritte in una lingua che in realtà è stato molto faticoso interpretare, e anche in questa occasione potremmo parlarne direttamente con chi queste tavole le ha studiate e ce ne illustrerà lo straordinario valore storico e documentale. Poi parleremo dei ceri. A Gubbio c'è una tradizionale festa, la festa dei ceri, che molti di voi forse conoscono, e i ceri sono qualcosa di sorprendente, perché sono qualcosa di molto diverso rispetto a ciò che uno può immaginare non conoscendoli, sentendo parlare di ceri. E per andare a vedere il luogo dove i ceri sono custoditi dovremo prendere una funivia, e anche questo sarà un'esperienza nuova per Coditrip, cioè tutti insieme prenderemo questa funivia. Poi concluderemo la nostra visita a Gubbio visitando il Palazzo Ducale di Gubbio, cioè il Palazzo di Federico da Montefeltro a Gubbio. Perché la concluderemo lì? Perché abbiamo organizzato la visita in modo da concluderla lì? Perché durante la pausa pranzo ci trasferiremo a Urbino e arriveremo al Palazzo Ducale di Urbino, congiungendo idealmente il Palazzo Ducale di Gubbio e il Palazzo Ducale di Urbino, perché questo è anche il percorso che il Cammino del Duca, iniziativa intrapresa dall'Università di Urbino, dal CAI di Urbino, dal CAI di Gubbio e forse anche da altri soggetti di cui ci faremo raccontare e di cui eventualmente io potrei non essere a conoscenza, dicevo, per collegare attraverso un cammino che si possa percorrere a piedi in più tappe i due palazzi ducali proprio in occasione dell'anno delle celebrazioni federiciane. Poi alle ore 15 incontreremo il professor Gianitalo Bischi, che ci parlerà della scienza e della tecnica ai tempi di Federico. E Gianitalo, chi ha già partecipato, è un carissimo amico e collega, e chi ha già partecipato a dei Coditrip a Urbino ha avuto modo di conoscerlo, e in questa circostanza sono particolarmente contento che abbia di nuovo rinnovato la sua disponibilità a trattare questo tema, che è estremamente rilevante nel parlare della figura di Federico da Montefeltro, e lui è una persona assolutamente titolata a farlo. Alle ore 16 entreremo all'interno del Palazzo Ducale di Urbino, dove trascorreremo 2 ore per visitare il palazzo e per incontrare anche il curatore della mostra dedicata al rapporto tra Federico e l'architetto Francesco Di Giorgio. E anche qui avremo una grande opportunità non soltanto di conoscere la figura di Federico attraverso l'esplorazione del suo palazzo, ma potremmo vedere le nuove zone del Palazzo Ducale che sono appena state, anzi che saranno state appena riaperte, perché mi hanno detto che riapriranno al pubblico proprio il giorno prima, quindi saremo tra i primi visitatori di queste nuove stanze. Ma visitare il palazzo ci darà modo di comprendere molto della figura di Federico. Il fatto di poter parlare anche del rapporto con Francesco Di Giorgio ci consentirà
di conoscere in anteprima i contenuti della mostra che a Francesco Di Giorgio e Federico sarà dedicata all'interno del Palazzo Ducale di Urbino da maggio in poi, e ci consentirà di parlare di Francesco Di Giorgio, di cui comunque vedremo l'opera girando per Urbino. L'opera, ma chiaramente girare per Urbino non ci permetterà di comprenderla interamente, perché il legame tra Francesco Di Giorgio e Federico da Montefeltro ha avuto, diciamo, sue manifestazioni anche in tanti altri luoghi del Montefeltro, e il fatto di poterne parlare con il curatore della mostra ci consentirà, pur non potendoli visitare tutti, di farcene un'idea. Poi, come di consueto, svolgeremo un'attività di coding, e questa volta la svolgeremo alle ore 18 anziché alle ore 14-14.30 come nelle altre edizioni di CodeTrip, perché dal punto di vista organizzativo è risultato più semplice organizzarla in questo modo. Poi faremo prima di cena una breve passeggiata per Urbino per arrivare a fare poi il consueto check-in, la registrazione nell'albergo dove trascorreremo la notte e darci il buon appetito con le ricette tipiche, che saranno in parte ricette tipiche urbinate, in parte ricette tipiche eugubine. E la cosa che vi proporremo è anche di confrontare la crescia di Urbino con la crescia di Gubbio, e quindi entrambe le ricette verranno messe a vostra disposizione, ma non saranno le sole. Poi alle ore 21 ci sarà la lettura delle storie della buonanotte. Il giorno dopo la giornata inizierà con il risveglio muscolare, che tempo permettendo faremo in fortezza, altrimenti ci sposteremo in luogo chiuso qualora il tempo non consentisse di stare all'aperto, e alle 9.30 visiteremo la casa di Raffaello. La casa di Raffaello la visiteremo tanto perché è un luogo che merita di essere visitato, ma perché la casa di Raffaello, ancor prima di essere casa di Raffaello, era casa e bottega di Giovanni Santi, padre di Raffaello, che aveva un rapporto molto intenso con Federico da Montefeltro. E della figura di Giovanni Santi e dell'archivio Ubaldini ci parlerà il presidente dell'Accademia Raffaello durante la visita alla casa di Raffaello. Poi ci sposteremo nell'archivio di Stato, dove la professoressa Anna Falcioni ci parlerà di Federico da Montefeltro attraverso le evidenze documentali che si trovano proprio nell'archivio di Stato, e vedremo quanto è interessante, affascinante e complesso andare a ricostruire la storia e la figura di Federico, come di chiunque altro lo sarebbe, attraverso evidenze documentali archivistiche. È una cosa che davvero sorprendente, sia per la suggestione che dà poter toccare con mano e vedere dei documenti dell'epoca che avevano un puro valore archivistico e non erano fatti per passare alla storia, quanto per essere messi agli atti e sancire in qualche modo dei passaggi ufficiali, e al tempo stesso vedremo appunto quanta esperienza e competenza servano per riuscire a leggerli, interpretarli e trarne informazioni utili. Poi concluderemo la nostra gita in un luogo legato alla figura di Federico da Montefeltro, che è il monastero di Santa Chiara, che in questo momento è sede dell'ISIA, di una prestigiosissima scuola di arti grafiche a Urbino, e dal monastero di Santa Chiara vedremo il Mausoleo dei Duchi, che è invece la chiesa di San Bernardino, che tra l'altro è la chiesa dell'attuale cimitero di Urbino, che ospita la tomba di Federico da Montefeltro. E a questo punto non ci resterà che salutarci e trarre le conclusioni di questa gita. Allora, dal punto di vista pratico, la preparazione della gita si avvale di tanti strumenti, tra i quali un programma ancora più dettagliato di questo, che sta per essere pubblicato sulla pagina della gita, lettere di invito, materiali didattici, meeting online, tra cui questo, le videoricette, le cartoline, le decorazioni, le prove tecniche, eccetera, eccetera. E in particolare c'è una pagina web di riferimento che è disponibile a questo indirizzo,
e che adesso vi mostro un attimo, dove potete trovare diversi elementi, tra i quali la registrazione di questo webinar, la registrazione di un webinar sugli aspetti tecnici e la registrazione di un altro webinar che parla invece di come effettuare la registrazione, ottenere degli attestati di partecipazione e guadagnare punti in una logica di gamification durante la gita. Ma qui trovate anche delle cartoline che abbiamo predisposto per voi, sia di Gubbio che di Urbino. Troverete degli elementi decorativi e altre cose che potete iniziare ad utilizzare, a distribuire ai vostri alunni. E qui troverete invece sezione, diciamo che dobbiamo ancora aggiornare, troverete i materiali didattici preparatori che serviranno a, diciamo, preparare il terreno e la strada alle attività che poi svolgeremo insieme. Torno sulla presentazione che stavo facendo per dirvi che sempre sulla pagina della gita trovate già una lettera di invito ai dirigenti scolastici e una lettera di invito alle famiglie, che potete liberamente decidere se utilizzare qualora le riteniate utili oppure no. Gli strumenti a disposizione consistono, oltre al portale web che vi ho mostrato, al gruppo Facebook Coding in Your Classroom Now, dove mando sempre aggiornamenti di qualsiasi attività legata anche a Coditrip. La registrazione viene effettuata su Eventbrite, il coordinamento con tutti gli insegnanti che decidono di effettuare una registrazione gratuita su Eventbrite avviene attraverso un canale Telegram al quale vengono invitati ad iscriversi spontaneamente, mentre per lo svolgimento della gita utilizziamo ActiveViewer, che è un ambiente compatibile anche con tutti gli strumenti di DAD. Non lo dico tanto perché ci sia necessità di utilizzarli in orario scolastico, quanto perché alcuni insegnanti, per le attività extrascolastiche, anziché lasciare la libertà e l'autonomia alle famiglie e agli alunni di seguire quelle tappe da soli, hanno utilizzato gli ambienti di DAD per tenere comunque unita la classe e stare insieme anche negli orari extrascolastici. La registrazione si effettua, dicevamo, su Eventbrite. È una registrazione gratuita che ha semplicemente lo scopo di consentirci di quantificare il numero di partecipanti e di mantenere i contatti per dare aggiornamenti agli insegnanti che coordinano la partecipazione dei loro alunni. La cosa, diciamo, la tipologia di biglietto gratuito principale è quella riservata alle classi, dove si presuppone che sia comunque l'insegnante ad effettuare la registrazione per tutta la classe. Ma è possibile anche prenotare biglietti individuali o registrarsi come familiare. Dicevamo, la registrazione è completamente gratuita, ma vi invitiamo a farla, benché sia comunque possibile accedere alla gita da un link pubblico che poi renderemo disponibile nei giorni precedenti la gita e al quale potrà accedere anche chi non fosse registrato in alcun modo. Questo è il canale Telegram, quindi c'è un canale Telegram che si chiama semplicemente Coditrip, al quale è associato un gruppo di discussione. Vi invitiamo caldamente a registrarvi su questo canale, perché questo dà un modo molto immediato di dare aggiornamenti, informazioni e anche scambiare cose relativamente informali o porre domande alle quali o io o i miei collaboratori o altri insegnanti di solito rispondono immediatamente. Allora, per quanto riguarda la partecipazione effettiva, durante le fasi in orario scolastico, solitamente la fruizione è una fruizione collettiva da ActiveViewer, che è lo strumento che utilizziamo, utilizzato attraverso la LIM o strumenti simili che
agevolino la fruizione di tutta la classe. Qualora invece si utilizzino strumenti di DAD per le fasi pomeridiane extrascolastiche, si può fare sia una visione collettiva, cioè l'insegnante potrebbe accedere ad ActiveViewer sul proprio computer e condividere il proprio schermo attraverso gli strumenti di DAD, oppure si potrebbe utilizzare un qualunque strumento di DAD per coordinare, per commentare insieme, mentre ciascuno accede ad ActiveViewer con il proprio dispositivo. Oppure, nelle fasi, ad esempio, serali per la lettura della buonanotte, si può anche pensare che gli alunni e le famiglie seguano in totale autonomia collegandosi direttamente ad ActiveViewer. Che cos'è ActiveViewer? È uno strumento che funziona come una normale pagina web, si consente di accedere, questo è un esempio di un precedente CodeTrip, fa vedere come funziona l'accesso, cioè entrando l'unica cosa che bisogna specificare è in quanti si è collegati in quel momento, dopodiché la pagina si presenta come uno schermo vuoto nel quale possono apparire cose, e con questo lucchetto in alto si mette la schermata, la pagina di ActiveViewer a tutto schermo, impedendo ai dispositivi mobili di andare in stand-by durante la gita, dopodiché si possono ricevere qua messaggi di servizio, notifiche o indicazioni come questa che dicono che la gita è iniziata e che c'è un'attività in corso. Solitamente nello schermo quello che appare è una diretta video, che è la diretta di ciò che noi stiamo effettivamente facendo in quel momento, ripreso attraverso uno smartphone che manda il suo segnale in diretta. La diretta video va a tutto schermo quando l'unico scopo è quello di seguire le fasi della gita vedendo al meglio quello che stiamo mostrando, ma se ce n'è motivo possiamo ridimensionare, e lo facciamo noi, non c'è bisogno che lo facciate voi, possiamo ridimensionare la dimensione del video per lasciare spazio ad altri elementi, quali ad esempio delle immagini, e in questo caso vediamo questo è il video e questa è un'immagine, questo è il video e questa è un'immagine, questo è il video e questa è un'immagine. Quindi diciamo il rapporto tra video e immagini può essere modificato a seconda delle circostanze. L'altra cosa che possiamo far comparire, anche abbinandola a tutti gli altri elementi, sono dei pulsanti interattivi che utilizziamo in due modi, sia per lanciare dei sondaggi che per ricevere delle risposte, chiuse a domande a risposta multipla. Questo ci consente di attribuire punti a chi risponde correttamente e di tenere alta l'attenzione, ma a volte ci consente anche di chiedere a tutti i partecipanti che cosa gradiscono di più fare e quindi condizionare l'evoluzione della gita alle risposte che i partecipanti stessi danno. E anche questo è qualcosa di utile intanto operativamente, ma è anche qualcosa di educativo dal punto di vista della cittadinanza digitale, perché responsabilizza tutti i partecipanti a prendere decisioni e ad accettare le decisioni condivise dalla maggioranza. Possiamo anche rendere attive delle immagini per consentire a tutti di indicare dei punti sull'immagine. Questo ci consente sia di fare dei sondaggi istantanei sulle immagini, sia di fare domande chiedendo di identificare un punto particolare o qualcosa di cui si sta parlando, sia fare cose grafiche come questa, ad esempio disegnare un cuore colorato dalle ditate di tutti. Ancora possiamo fare sondaggi grafici, sondaggi come il sondaggio di gradimento che vedete qua, e infine possiamo controllare il colore dello sfondo, cosa che di solito utilizziamo per usare i vostri dispositivi mobili per illuminare le stanze, soprattutto durante le letture della buonanotte, per creare un'atmosfera condivisa. Nelle circostanze in cui i sondaggi abbiano una risposta corretta e quindi siano effettivamente domande e non sondaggi di gradimento, cose di questo genere, è previsto anche un punteggio che può essere assegnato
alla risposta corretta o al punto più vicino al punto esatto, ma in generale ogni volta che è prevista l'attribuzione di un punteggio, il punteggio è sempre positivo, perché in questo caso intendiamo premiare la partecipazione e quindi il punteggio minimo di solito è 1, non è 0, proprio perché partecipare è già qualcosa che merita una premialità. Nelle edizioni di Coditrip 2021-22 è stato anche reso possibile per gli insegnanti far valere l'attestato di partecipazione a Coditrip come formazione accreditata sul campo, quindi formazione in servizio. Questo secondo un modello che abbiamo ideato e stiamo sperimentando insieme a Giunti Scuole e a Campus Tour, che riconosce anche per gli insegnanti il valore formativo di questa esperienza e ne premia in questo modo l'impegno, non soltanto con la gratificazione data dall'entusiasmo dei propri alunni, ma anche con un attestato di partecipazione che possa valere come formazione in servizio. L'altra cosa che caldeggiamo è il censimento della vostra partecipazione sulla mappa delle attività di Codeweek. Codeweek è una campagna di alfabetizzazione informatica e siccome durante Coditrip si fa molto coding e si parla di coding, la partecipazione con la classe a Coditrip merita di essere censita come attività di Codeweek, contribuendo così anche al successo di una campagna di alfabetizzazione europea. Infine, non mi resta che presentarvi il team di Coditrip, che è composto, oltre che da me, da Adele Pretelli, da Gianmarco Di Francesco, da Lorenz Kloffenstein e da Brendan Paolini, persone estremamente affidabili, come potete notare dalle espressioni e dagli sguardi seri e intensi. Con questo è tutto, io scorro un attimo i vostri commenti per vedere se ci sono domande alle quali non ho già risposto. È possibile partecipare solo per mezza giornata? Assolutamente sì. La domanda di Teresa mi consente di specificare che le tappe del programma che io ho mostrato hanno degli orari, proprio perché il programma è spezzato in fasi e chi vuole o ne ha necessità può decidere di seguirne soltanto alcune. Qualora lo facciate, siete i benvenuti, ma vi invito comunque a dare il programma completo alle famiglie e ai vostri alunni in modo tale che possano eventualmente decidere di seguire in autonomia anche le fasi che non siano, diciamo, la cui fruizione non sia prevista dalla scuola o dalla classe. Scorro ancora. Ok, questi sono tutti i saluti. Vediamo ancora. Benissimo, non mi sembra che ci siano altre domande. Allora, in attività laboratoriali rispetto alle precedenti edizioni. Allora, dice Maria Concetta che nota che ci sono meno attività laboratoriali rispetto alle precedenti edizioni. Diciamo le attività laborali, allora è vero senz'altro rispetto all'ultima, cioè quella dedicata ai libri scolastici che si è appena svolta e si è conclusa l'altro ieri. Quella era particolarmente ricca di laboratori perché il tema trattato lo rendeva non solo possibile ma quasi necessario per comprendere a fondo come fossero fatti i libri. In questo caso i laboratori sono laboratori che riguarderanno il coding e la crittografia, mentre non sono previsti, ma non è detto che alla fine non ne introduciamo, dei laboratori di manipolazione di oggetti come invece avevamo fatto con i libri. Gli attestati per la gita a Firenze, qualcuno mi chiede degli attestati. Gli attestati sono previsti e vengono sempre rilasciati a conclusione della gita, quindi per la gita a Firenze chiunque abbia partecipato può, riaccedendo allo stesso link della gita, scaricare il proprio certificato.
lo può fare con modalità che sono state oggetto di un webinar tenuto ieri e di cui trovate la registrazione nella pagina della Gita Firenze e nella pagina della Gita Gubbio Urbino. Poi mi chiedete se non siano previste altre mete in maggio. Sì, ma non sono ancora annunciate perché stiamo ancora definendo dei dettagli. A questo punto direi davvero che è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero davvero che partecipiate numerosi e quindi spero di vedervi presto a Urbino, dove poi spero a maggior ragione che torniate di persona e di incontrarvi per le strade di Urbino. Buona serata a tutti.